Ciao a tutti, benvenuti nella rubrica Capellomanie per principianti. Mi dispiace di avere questa faccia cadaverica, ma non mi sento tanto bene, quindi abbiate comprensione del mio stato di salute. Oggi voglio spiegarvi come si misura il giro coda. La misurazione del giro coda serve innanzitutto per capire la nostra massa complessiva di capelli, perché facendo più o meno un calcolo tra lunghezza e massa possiamo stabilire con più precisione la quantità di sostanze che andiamo ad utilizzare, per esempio nel caso di un impacco di erbe, di una tintura all'ennè oppure di un impacco di oli mixati ad altre cose, perché per esempio una ragazza che ha una lunghezza di 90 cm ma 8 cm di giro coda dovrà mettere una quantità nettamente inferiore di prodotto rispetto a una ragazza che ha gli stessi 90 cm di lunghezza, ma ad esempio 12 cm di giro coda. E andiamo a vedere adesso come si fa a misurare il giro coda. E innanzitutto districhiamo bene i capelli con la nostra spazzola o col pettine, perché non devono esserci nodi. Dopodiché prendiamo un elastico . Facciamo una coda alla nuca, la allentiamo appena, prendiamo il nostro nastro e andiamo a mettere il nastro appena sopra l'elastico e stringiamo bene, 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 bene. Segniamo il punto. Ah, mi si è impigliato un capello. Ok, ecco qua. Vedete? 11, perché c'è stato il periodo delle castagne e io ho perso una bella quantità di capelli. E soprattutto io ho questo che so già essere 1 cm, quindi 11 più 1 sono 12 centimetri. Se è la prima volta che misurate, potete anche tranquillamente fare la coda altrove per riuscire a prendere tutti i capelli. Per esempio, se fosse stata la prima volta, io avrei fatto la coda sul davanti. Ve l'avrei fatta vedere se mi sentivo bene, però mi sento veramente uno straccio, quindi non me la sono sentita di fare queste acrobazie con i capelli questa sera. In questo modo voi potete misurare la vostra massa complessiva. La cosa fondamentale è che dovete cercare di raccogliere quanti più capelli è possibile. Ovviamente, se avete i capelli molto corti, non potete ancora misurare il giro coda. Il giro coda si può misurare da una certa lunghezza e soprattutto quando avete le scalature dovete andare a posizionare l'elastico nel punto in cui riuscite a prendere tutti i capelli anche se scalati, quindi può essere alla nuca, può essere più in alto, può essere un po' laterale se avete un taglio asimmetrico, può essere sulla fronte se avete la frangia, quindi vi regolate di conseguenza. Ci vediamo mercoledì prossimo con la rubrica che riguarda gli accessori per capelli. Ciao! Con la prossima rubrica, che dovrebbe essere